Ciao a tutti ragazzi, sono Ben dello staff di Ultimate Team FIFA Italia e sono qui con un video speciale, una player review dedicata a Jonas Gonçalves Oliveira, giocatore brasiliano del Benfica, straordinario trascinatore del Benfica campione di Portogallo per l'ennesima volta, che ha questa carta, ha ottenuto questa carta incredibile dopo tre versioni IF e una versione Man of the Match. Ha ottenuto questa carta con 91 di overall, 86 di velocità, 97 di tiro, 89 di passaggio, 94 di dribbling e 81 di fisico. Dunque, una carta fantastica che io ho acquistato stamane a 230.000 crediti e ho venduto a circa 249.000 crediti, quindi mi è andata pure bene. Allora, che tipo di calciatore è Jonas del Benfica? Innanzitutto, non so se vi ricordate, avevo fatto un video dedicato a Van Persie in form, chiedendo: è Van Persie il giocatore, l'attaccante perfetto? E alla fine la risposta è stata no. Per quanto riguarda Onas, potrei rispondere sì, cazzo, cioè è lui. Perché è veramente un attaccante completissimo, ragazzi, ha tutto quello che serve a un attaccante. Inoltre ha la duttilità, la versatilità di fare sia l'attaccante che il falso 9, soprattutto il falso 9, che l'attaccante in coppia con un altro attaccante. Qualsiasi giocatore può stare in coppia con un giocatore, con un velocista, oppure può stare in coppia con una bestia che la prende tutte di testa, o con un giocatore completo come lui. Quindi è assolutamente un giocatore straordinario. Un giocatore che, devo dire, ha quasi tutti i pro, infatti poi vedremo alla fine del video che voto gli darò. Ha un 86 di velocità che poi si traduce in 83 di accelerazione e 87 di velocità scatto, che ha il suo top, i suoi top assoluti nei tiri, 97 sulla carta e praticamente tutto no, sopra il 91, tutto sopra il 91, considerate 95 di long shot, 95 potenziative, 99 finalizzazione e 99 piazzamento, quindi ha tutto quello che gli serve per tirare, tira delle bombe, di potenza tiro è veramente incredibile, ma tira dei long shot pazzeschi. I suoi tiri migliori per me sono i suoi tiri a giro, perché tra l'altro è una delle sue specialità, quindi veramente straordinario. Ma la cosa che mi è piaciuta di più di questo giocatore è il posizionamento e la visione, quindi non è solo l'attaccante completo perché segna, ma è anche l'attaccante completo perché fa giocare bene la squadra. Considerate che l'ho inserito in quella squadra, in quella diciamo Liga NOS, che ha solo come uniche modifiche Thiago Silva e David Luiz in difesa. È una squadra normalissima che secondo me non sarebbe neanche da terza, quarta divisione, che però mi ha fatto veramente divertire tantissimo, perché basta servire Onas e lui inventa qualcosa. Veramente, un giocatore divertentissimo, straordinario, straordinario, c'è poco da dire, mi è piaciuto veramente tanto. Poi il fisico, diciamo, non è né fra i pro né fra i contro. Ha un 78 di forza fisica. Devo dire che non è molto agile. Di conseguenza, non è molto agile. Però, di conseguenza, come dire, un pochettino soffre dei contrasti con i difensori centrali più potenti. In più, non ha le 4 stelle skill, cosa unico contro. E di conseguenza, per superare gli avversari dovete per forza utilizzare la velocità, oppure dovete utilizzare per forza il nostro dribbling esperto, il nostro dribbling quello con L2 R2. Quindi sì, è un po' difficile se siete di quelli che partono in motorino sui colli bolognesi, però per me ne vale la pena, è veramente divertentissimo come giocatore, un attaccante completo che segna, che tira da ovunque, che è veramente associativo. Cioè, un giocatore associativo, completa la vostra squadra, crea un casino di occasioni da rete, fa giocare bene le ali. Insomma, cosa volete di più da un attaccante? Purtroppo c'è da dire che quest'anno, non so perché, anche i TOS delle lighe minori, come in questo caso la Liga Portoghese, ma anche prima quelli Eredivisie, costano troppo, secondo me. In questo momento Onas costa 250.000 crediti per PlayStation 4. Allora, secondo me ne vale, li vale, ecco, ne vale la pena prenderlo a 200.000 crediti se scende a 200, perché secondo me è eccezionale come giocatore, vi potete divertire un paio di settimane a giocare con lui. Tra l'altro i prezzi sono sempre stabili, quindi c'è poco rischio di perdere crediti. Però, che dire, sono sempre tanti.
Questo è un Toz che magari 2 anni fa sarebbe costato 50-60 mila crediti perché era solo Lega Portoghese, però dobbiamo accontentarci. Questo è il mercato e dobbiamo per forza sottostare adesso. Comunque, ultima indicazione che volevo darvi, c'è molta differenza fra la sua versione Toz e la sua versione Man of the Match? Benissimo, risposta, la versione Man of the Match io non l'ho provata perché è sempre costata troppo, troppissimo. Però ho provato la sua versione TIF che costa 26.000 crediti, in questo momento 24.000 crediti. Sì, la differenza c'è soprattutto nella velocità, quindi c'è tantissima differenza nella velocità, però non c'è molta differenza nel tiro, più o meno siamo lì come finalizzazione e come tiri. Quindi non lo so, magari virate sulla versione TIF oppure sulla versione Man of the Match che costa sugli 80-90.000 crediti. Comunque il video sta quasi per finire. Vi volevo ringraziare per averlo visto. Io vi comincio ad anticipare quelli che sono i pro e quelli che sono i contro. Allora, tiro, finalizzazione, velocità e passaggi, di conseguenza visione. Contro, l'unico contro sono le 3 stelle skill. Purtroppo le 3 stelle skill non ha 4 stelle skill, ma d'altronde non è un giocatore che anche nella verità fa così tanti numeri. Il voto finale per me è 10. Onas è decisamente l'attaccante perfetto per FIFA 16 ed è soprattutto il falso 9, perfetto.